Un primo giorno di scuola con il fiato sospeso tra emozioni, disagi e criticità. Una fase ancora di rodaggio, visto la complessità della macchina da mettere in moto per garantire alla comunità scolastica la massima sicurezza dopo 7 mesi di stop forzato provocato da lockdown. Un clima di attesa d'oltranza dove non mancano le preoccupazioni, visto anche la pressione del Covid-19 insensibile salita nella nostra regione. Ad Avellino è difficile dire buona alla prima, anche se in alcuni istituti genitori e dirigenti sono sembrati piuttosto fiduciosi. La suddivisione delle classi, percorsi e gli ingressi differenziati, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, hanno comunque creato disagi e polemiche. Al quinto circolo alcuni genitori contestano tempi e modalità utilizzate dalla dirigenza per gestire il rientro a scuola degli alunni. Una delle mamme ha voluto esprimere stamane le sue ragioni. Restiamo in attesa della replica della dirigente o del personale che questa mattina si è detto impossibilitato a rispondere al nostro microfono. In effetti siamo arrivati e abbiamo trovato un po' il caos che ci aspettavamo, perché in realtà in questi giorni ci aspettavamo di ricevere qualche notizia in più in merito a questo rientro, però tutto ci è stato comunicato nelle ultime ore. Quindi ieri siamo riusciti a conoscere almeno l'orario della campanella e i vari scaglionamenti delle classi. Gli elenchi, come potete vedere, insomma, sono stati affissi questa mattina, quindi abbiamo saputo solo questa mattina i nostri figli in quali classi sono capitati. Le maestre dei bambini di prima ancora non si conoscono. Dobbiamo aspettare anche degli orari assurdi, perché ad esempio io ho una bambina in quarta che è entrata alle 8:15, mio figlio entrerà alle 9:20, ma domani comunque entrerà con 40 minuti di differenza rispetto alla sorella, per cui noi genitori siamo anche costretti ad aspettare molto tempo qui, sia all'entrata che all'uscita. E un'altra cosa, diciamo, che ci ha colti un po' inaspettati è il fatto di dover entrare attraversando soltanto questo cancello, quando invece comunque la scuola ha 4 ingressi molto ampi. Quindi, diciamo, le nostre perplessità sono sempre riguardano un po' la comunicazione con questa scuola, che è molto carente, e quindi cercheremo, casomai, insomma, in accordo con tutti i genitori, di incontrare direttamente il provveditore per cercare di avere, se non altro, un po' di visibilità e un po' di ascolto da parte della dirigenza.